Il concorso della Conad ha visto coinvolti 13.000 racconti, 4.000 classi partecipanti. L'autore poi ha scelto tra questi 8 finalisti il nostro racconto e quindi oggi abbiamo potuto godere della sua presenza e del laboratorio poi di scrittura creativa con i bambini. Io ho scritto un incipit, l'incipit è stato sviluppato da un certo numero di classi in giro per l'Italia. E di tutte le storie che sono state prodotte me ne sono arrivate 10. Delle 10 che mi sono arrivate ho scelto quella dei ragazzi qui di Teramo perché si prestava per essere sviluppata in un romanzo di un centinaio di pagine. E all'interno ci sono 7 quadri e i loro 7 quadri sono molto interessanti. Il tema della storia è l'amicizia e si articolerà in una serie di sottostorie che appunto sono vissute dai due protagonisti, Marco e Iuliane, all'interno dei quadri che i ragazzi hanno scelto. Per cui è una storia fatta a più mani, nel senso che ci sarà il mio intervento, ma ci sarà anche quello dei ragazzi. La nostra quarta C quindi ha avuto l'occasione di fare questa esperienza che comunque per noi si lega ad una tradizione già di incontri con gli autori, di attività promosse nella lettura e per la scrittura che insomma, ci conforta anche di questo ulteriore risultato.